ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Un mercato del lavoro che non riesce ad essere soddisfatto dai laureati che ogni anno escono dalle facoltà di ingegneria, in particolare ingegneria industriale e gestionale. È questo il quadro di partenza emerso presso la sede fermana dell'Università Politecnica delle Marche, in cui si è avviata una collaborazione con la MAG, un'azienda leader nel settore dell'aeronautica. In particolare nello stabilimento di Monteprandone, dove lavorano circa 200 dipendenti, è stata creata un hub simile a quella dell'altro stabilimento in provincia di Bergamo, dove verranno ospitati dei laureandi che potranno anche compilare la tesi per un periodo che va dai 6 mesi ad un massimo di un anno. Noi vogliamo accogliere il maggior numero di studenti possibili, ovviamente in base anche alla dimensione della realtà di Monteprandone, per offrire loro l'opportunità di cimentarsi in un esercizio diverso. L'hub tecnologico è questo, è un luogo dove poter portare idee, dove potersi esprimere, dove collaborare con persone che fanno questo mestiere da anni e dare il valore aggiunto che un giovane laureato che è privo di sovrastrutture e quindi è aperto a quello che può accadere sicuramente può dare. Non si tratta di uno stage come altri, ma di un vivaio vero e proprio di idee in cui i laureandi daranno il proprio contributo agli ingegneri che lavorano nell'azienda che si occupa di componenti di elicotteristica, ma anche della manutenzione. Riceveranno gli studenti un assegno di presenza. Noi vogliamo riconoscere lo sforzo che questi studenti fanno, perché lo stage all'interno dell'hub tecnologico è uno stage medio-lungo che va dai 6-8 mesi ai 12 mesi, quindi garantiamo loro un assegno che gli permetta sostanzialmente di affrontare quelle che possono essere le spese legate al fatto di doversi trasferire in località vicino a quella dove l'azienda opera.